allora come da manuale. In questo caso argilla, un primo strato, il vaso lo facciamo comunque pieno, questa è la parte drenante, poi i microrganismi. Il mix lo tenteremo di aprire, lo mettiamo subito dopo, appena subito dopo il primo strato di terriccio. Qui ci iniziamo a mettere i microrganismi e tutto quello che serve per arricchire il terreno. Piano piano si duplicano e vengono in superficie. Adesso accelererò un pochettino i tempi, ci vorranno altri 2-3 sacchetti. Col tempo si compatta, quindi ci vogliono sicuramente altri 2 sacchetti. Siamo più o meno a metà, andiamo a arricchire il terreno con una piccola parte di altre rocce. Secondo quanto ne ho, ora un 10-30%, male non fa. Ma oltre a una certa misura serve a poco aumentare. La differenza è quando c'è e quando non c'è. Poi cosa faremo? Faremo la prova con un altro vaso. Senza elettrocultura e senza nient'altro, solo col terriccio come fareste normalmente. Questo è quello col turbo, anzi, 2 turbo interessanti. Ecco, basta così. Un altro sacchetto, giusto la quantità. Questo qui è, anzi, non vi ho detto, questo è da 60, mi basterebbe un'antenna da 60, ma io ho un'antenna un po' più alta, siamo nell'ordine del metro fuori terra, e la chiocciola 7 cm di base per 1,65, 11 qualcosa, dato importante. Mettiamo ancora un pochettino di truffe energetiche. Quello che in gergo è graniglia di quarzo, ma questo è un po' più performante. Andrea ha scelto un mix interessante. Facciamo questo, andiamo a arricchire un altro po', questa mi è rimasta sotto, aia, ho fatto un guaio, come al solito, ogni video c'è sempre un guaio, ma non è un problema, si mette a posto con poco. Vado a compattare la terra vicino alla base dell'antenna.
e ci va un altro sacchetto. Questo è il picchetto che lo prepariamo appena finito di mettere giù l'ultimo strato di terriccio. Poi vado a raccogliere anche il guaio che ho fatto qua. Allora forse ce ne vorrà un altro po', ma questo lo vediamo nei prossimi giorni, perché non andiamo subito a piantare, perché lo dobbiamo far stabilizzare prima. Intanto le piantine le stiamo preparando da un'altra parte, ancora al chiuso, dove facciamo degli altri esperimenti. Ci siamo comunque, Allora manca il picchetto, me lo sono già preparato qua. Il picchetto rimane qui per far crescere. Allora adesso qui noi andiamo a fare una piccola base sotto e un gancio. Facciamo questo lavoro qua. Che si appoggia alla base e un piccolo anellino. In realtà non è difficile. Il picchetto è pronto, anzi lo mettiamo dall'altra parte così facciamo più strada. Perfetto. Poi ci sono diverse teorie come armare un vaso, ma faremo altri esperimenti. Il guaio di prima lo andiamo a sistemare tagliandolo. E basta poco di filo. È tutto qui. Poi andiamo a far scendere o salire secondo di come crescono le nostre piante. Possiamo fare anche qui la stessa cosa. Adesso lo terremo pressappoco sul terreno qui e ci alzeremo quando si alzeranno le piante. Noi abbiamo finito. Alla prossima.